perché ci tenevo a sapere com'era stata la giornata di Cardi quest'oggi, perché si paventava il discorso, no? Con tutti i compagni schierati. C'è stato questo discorso? Ma sicuramente c'è stato un chiarimento, di certo c'è un segnale che è arrivato ed è positivo nel corso delle partitelle di questi allenamenti che hanno visto spesso e volentieri Perisic e Icardi coesistere, convivere e anche collaborare per la costruzione del futuro della squadra nerazzurra nell'immediato, a maggior ragione perché l'infortunio capitato a Lautaro Martinez alza in maniera inesorabile l'asticella delle possibilità per Mauro Icardi di scendere in campo dal primo minuto contro la Lazio, comunque di essere parte in causa. A gara in corso di questa partita si sta giocando un po' un posto da titolare con Keita Balde, che pure non è in grado solitamente di ricoprire il ruolo di attaccante centrale, è un altro ruolo il senegalese, e di conseguenza sarà poi a Spalletti prendere una decisione. Certamente senza Lautaro Martinez c'è ancora di più la necessità che Mauro Icardi sia della partita. Grazie Gianluigi. Allora, direttore Padovan, effettivamente il destino delle volte è pazzesco. In questo momento che Icardi sta per rientrare, si è riaggregato col gruppo, si fa male Lautaro Martinez, di conseguenza l'impiego e la necessità di Icardi in campo si sente maggiormente. Spalletti cosa farà? Beh, a Spalletti l'infortunio di Lautaro torna utile, utile si fa per dire, perché quando un giocatore si fa male non sei mai contento, insomma. Però se la domanda era: e adesso come farà Spalletti a dire a Lautaro stai fuori che entra in Si è Cardi, tolto il il problema. problema non esiste più, se fosse questo. Devo essere fatto questo. E il punto è che Icardi è lontano dai campi di gioco da ormai 40 o passa giorni. E quindi pensarlo dal primo minuto è un po' forzare la realtà, però come ha detto Gianluigi bisogna fare di necessità virtù. L'unica punta centrale, veramente centrale, che l'Inter ha in organico in questo momento è lui. Tra l'altro non si tratta certo di una riserva, si tratta di un giocatore che viene da un periodo delicato, ma non per guai fisici, perché quelli erano trascurabili, ma per tutto quello che abbiamo detto in questi mesi. E l'alternativa è Keita. Ora, Keita è un buon giocatore, però è un attaccante esterno, non è un attaccante centrale. E quindi l'ipotesi di Icardi dal primo minuto è un'ipotesi percorribile, secondo me, logica. Bisogna solo vedere quanto compatibile con la sua condizione generale. Però io penso che se si vuole rompere il ghiaccio subito, sgelare una situazione che era diventata rigida, mettere un punto fermo a quello che è stato fatto finora e ricominciare, beh, l'occasione sia propizia. Ripeto, io ricomincerei con Icardi, ripeto, sempre che le condizioni siano almeno sufficienti, e poi eventualmente a partita in corso ricorrerei a Keita Balde. C'è Quindi ti anche una terza via, schiereresti c'è Politano? anche una terza via, c'è anche una terza via, quella di giocare senza centravanti, ma mi sembra, cioè con un finto 9, insomma, Finto ecco, 9, sì. Un però mi sembra po' la azzardata. c'è un po'. Cioè, diciamo, se Icardi fosse nella condizione fisica ottimale o non, diciamo, ottimale non lo sarà, Sufficiente. sufficiente, diciamo, per poter essere schierato da Spalletti e Spalletti dovesse decidere di schierarlo, è chiaro che quella è l'intenzione in questo caso, allora magari si potrebbe giocare con i centravanti tranquillamente. Ma alternativamente, non dovesse essere Icardi in condizione, chiedo a te, direttore, poi chiedo anche a Mauro Corno, come si procederebbe quindi con Politano, Keita Balde, che tipo Secondo me, Perisic? con Keita Balde centrale e Politano E e Perisic. Perisic, anche se l'abbiamo detto, l'ha detto Gianluigi, lo ripeto io, Keita non è un Non attaccante centrale, è un è attaccante ma un attaccante esterno. Dopodiché, anche in questo caso bisogna fare con quello che si ha. Ripeto, è meglio un centravanti rabberciato che giocare senza senza centravanti. centravanti. Mauro Corno, la tua opinione? Ma è una situazione molto particolare perché fino a poche ore fa Lautaro Martinez sarebbe stato titolare e Icardi pronto a entrare eventualmente, un Icardi lontano da 40 Comunque giorni. sarebbe partito dalla panchina, diciamo, no? Nella maggior parte, cioè siamo quasi Molto probabilmente sicuri, sì. sì. Ora io mi chiedo, ma se Icardi, che ha ripreso ad allenarsi da 2 o 3 giorni a questa parte, è già pronto per essere rischiato, allora in un certo senso stiamo confermando il fatto che
non fosse un guaio così grosso quello di... Lo confermiamo. Quello io di, lo confermo quello sicuramente. Di Icardi. Perché era un malato immaginario. Perché ovviamente... Diciamo che aveva un po' forse enfatizzato un problema. Era un problemino che in questo senso, durante la prima parte della stagione sentiva, ma giocava lo stesso, e stavolta lo ha... Infatti in questo senso, quando il direttore ha detto... Si è tolto un problema, ho pensato la stessa cosa, perché a questo punto Spalletti, anche se dovesse schierare Icardi, potrebbe dire sì, l'abbiamo rischiato benché sia appena rientrato, cosa che non avrebbe invece fatto assolutamente dopo 40 giorni, però a quel punto allora sarebbe un nuovo braccio di ferro, ti dimostro che tu sei già a posto adesso. Allora, così. Diciamo che comunque Icardi, nel momento in cui viene convocato, e lo sapremo domani, deve rispondere alla convocazione, perché all'inizio addirittura facevamo ancora questi presupposti, mi ricordo, no? Qualche settimana fa non eravamo neanche certi che Icardi però era un'ipotesi remota, ma che comunque poteva esserci. In questo momento noi sappiamo che Icardi dovesse essere convocato, verrà chiaramente, si alzerà la mano e dirà presente, e sarà eventualmente schierato. Giustamente, Mauro, come dicevi tu, a questo punto però c'è anche da dire che c'è stata una diagnosi medica che ha detto che con le cure, le terapie che erano state prescritte, il problema si era risolto. Certo. Diciamo che... Io però sinceramente mi aspetto un Keita Balde centrale. Centrale e un Icardi, anche perché... Quindi probabilmente Icardi non dal primo Icardi minuto. Lo puoi mettere se la situazione diventa complicata per l'Inter, il giocatore che ti può fare il gol in pochi secondi. Al contrario, se parti con Icardi, magari non è in condizione, ti fa, al di là del fatto che ti può fare magari 45 minuti senza toccare palla, a quel punto che alternative hai? Devi comunque cambiare un modulo che sarà comunque meno offensivo sicuramente, dovessi togliere Icardi, perché non hai una punta in grado comunque. Sì, quindi tu dici magari iniziare senza e poi a partita in corso impiegarlo. Cioè, conoscendo un po' Spalletti, secondo me, te Mauro cosa farà? Ah, secondo me partirà con Keita. Con Keita Balde. Tra l'altro un ex, quindi comunque. Un ex, no? Esatto. Invece l'ex per eccellenza, De Vrij, non riesce mai a giocarsi questa partita. Tra... Sì, per un motivo o per un altro non riesce. Ci sono anche altri ex comunque questa partita. Anche Andano, visto che qualche minuto l'ha fatto con la Lazio. Candreva ne ha fatti molti. Direttore, secondo te, conoscendo Spalletti, cosa farà? Cioè, ipotizzando... Spalletti è enigmatico. È un po' enigmatico. E quindi anche se lo si conosce, lui riesce a spiazzare anche i conoscenti. La logica dice, come ha detto Mauro, assolutamente va un giocatore che non è di ruolo centravanti, punta centrale, ma va lui perché sta un po' meglio, è recuperato di più di quanto non si è recuperato Icardi. Però, ripeto, Spalletti può togliersi una grossa soddisfazione dicendo: ho dovuto schierare Icardi e, come ha detto Mauro, vedete, non aveva niente. E quello ovviamente non lo dirà mai. Quello non lo dirà, però è implicito. Però è implicito. Potrebbe anche sfuggirgli. Sì, eh? No, però lo Spalletti è abbastanza volitivo quando però parla, diciamo che sarebbe comunque un'asserzione un po' pesante, insomma, non penso che lo farà. Invece vediamo il punto di vista della Lazio, perché insomma l'Inter gioca contro la Lazio, una Lazio che ha un Ciro Immobile che vuole assolutamente far vedere il proprio valore, direttore, visto che con la nazionale ha segnato tutti. Vabbè, ma lui non ha giocato nella partita in cui giocavano tutti. Però non è stato schierato e quindi è un po'. E difatti questo è una cosa che un pochino personalmente ho rimproverato a Mancini, perché in quella partita, se voleva fargli ritrovare, sto parlando quella con Liechtenstein ovviamente, sì, se voleva fargli ritrovare la confidenza col gol, farlo sbloccare dopo tanto tempo, era la partita propizia, come lo è stata per molti. Però ha preferito tenere Ken, ha preferito poi, quando ha tolto Quagliarella, mettere Pavoletti, che è andato regolarmente a segno, esatto, e del resto non si può giocare in 12. E la Lazio come la vedi? Favorita? Allora, no? Purtroppo per la Lazio sta tanto bene, e quando una squadra sta tanto bene dici è favorita. Purtroppo quando dici anche che è favorita... L'hai vista nel derby cosa è successo? Esatto, e chi arrivava favorito? La Roma? Già nel derby tra Roma e Lazio, poi dicevo l'ultimo anche quello tra Milan e Inter, dove anche mia favorita. Arrivava favorito il Milan, ha vinto l'Inter. Questa
Ha vinto l'Inter. Sì, questa anche è un Inter-Lazio che non è un derby, però è uno scontro diretto molto importante. La Lazio sta bene, la Lazio gioca bene, la Lazio ha gli effettivi, quasi tutti gli effettivi a posto, e sa cosa deve fare, vincere, perché quel è il risultato che le serve. La Lazio ha una partita da recuperare. Sì. E quindi la Lazio ha il vento nelle vele, però il calcio è una brutta bestia, sia nel pronosticarlo e sia anche quando non prevedi magari un episodio. Il calcio delle volte è episodio, e perché si segna un gol da un episodio, un calcio d'angolo, un tiro da fermo, o perché succede qualcosa, un'espulsione, un fallo, qualcosa che condiziona la gara, magari ti lascia in 10. Quindi io dico che la Lazio sta bene e a Milano viene minimo per fare il pareggio. Però l'Inter ha una grossissima, grandissima occasione, anche se non ha tutti i suoi effettivi, perché questa la gioca, è una partita che gioca in casa e può staccare la Lazio in maniera forse definitiva. Mauro? E la Lazio comunque soffre tanto l'Inter, perché in campionato abbiamo visto che è andata a finire lo scorso anno l'ultima partita. Quest'anno a Roma l'Inter, che non era neanche messa benissimo a livello di organico, perché mi ricordo che Spalletti si affidò a Joao Mario tirandolo fuori dal congelatore dopo mesi, e andò come andò. E anche in Coppa Italia, è vero che poi alla fine l'ha spuntata la Lazio, però una partita in cui la Lazio era riuscita a farsi del male, perché era riuscita ad arrivare ai rigori quando aveva praticamente... l'aveva già praticamente vinta questa gara. Quindi comunque Lazio favorita mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente il fattore campo non aiuterà. Il biancoceleste. Intanto questa è la volata Champions. Se la analizziamo un attimo, come diceva prima il direttore Padovan, la Lazio deve recuperare la partita contro l'Udinese, e sarà dopo Inter, Spal e Sassuolo. Tra l'altro, vedi, la Lazio in questo caso può arrivare alla partita con l'Udinese, quindi agganciare, avere la possibilità di prendere altri 3 punti dopo aver giocato con Spal e Sassuolo, che sicuramente sono meno impegnative dell'Inter. Quindi dovesse vincere questa partita, la Lazio si troverebbe davvero una strada semplice tra virgolette per poter poi provare a lottare per il posto in Champions. Poi avrà contro il Milan una sfida che a quel punto potrebbe davvero essere la sfida Champions, mentre invece l'Inter deve giocare con la Lazio, e poi però guardate, perché deve giocare ancora con la Roma, con la Juventus, col Napoli. L'Inter ha ancora delle partite molto importanti da giocare, delle partite che saranno complicate. Il calendario non aiuta l'Inter, aiuta l'Inter e aiuta la Lazio. Però bisogna vedere, nel senso che tu per esempio giustamente in linea di massima dici la partita col Sassuolo e con la Spal non è impegnativa, però ricordiamoci che la Spal deve ancora salvarsi, mentre sì. Quella col Sassuolo ti do la ragione, perché il Sassuolo è in una posizione nella quale non è né carne né pesce, e sostanzialmente però la Spal è 26, il Sassuolo a 32 in questo momento. Sì. Appunto, il Sassuolo, diciamo, Sassuolo è tranquillo, un po' più tranquillo. Mentre la Spal tanto tranquilla non è. Però se guardiamo le avversarie, le pesiamo come vuoi fare tu, certamente la Lazio ha avversari più leggeri. Eh sì, Gianluigi, tu cosa ne pensi? Chi vedi favorita tra Lazio e l'Inter? Ma io penso che per l'Inter sia un'occasione troppo grande per poter essere sprecata, perché la coincidenza degli scontri diretti consente alla squadra di Spalletti di avere una sorta di match ball poi per quanto riguarda la corsa Champions, visto che si gioca anche la gara tra Roma e Napoli e il Milan comunque è atteso da una trasferta complicata che è quella di Genova contro la Sampdoria. Una vittoria da parte dell'Inter, diciamo che metterebbe la squadra di Spalletti in una posizione di grande vantaggio rispetto alle contendenti, perché avrebbe modo di recuperare punti praticamente su tutte le squadre che contendono proprio ai nerazzurri un posto al sole, in considerazione del fatto che il Milan è già quarto in classifica e che è alle spalle dell'Inter, nella fattispecie sulle due romane. Una un avversario diretto, perché l'Inter la fronteggia vis-à-vis San Siro, l'altra perché comunque contro il Napoli ha una gara difficile. Se invece la Roma dovesse avere la meglio sul Napoli, avrebbe la doppia valenza la gara dell'Inter contro la Lazio per accorciare le distanze rispetto a chi precede la squadra nerazzurra. Per questo motivo vedo l'Inter leggermente favorita. Gianluigi, invece com'è l'ipotesi Dzeko-Inter? Ma è un'ipotesi legata all'addio di Icardi, se ci dovesse essere, perché chiaramente questo andrebbe a comportare in casa nerazzurra certamente la volontà di puntare con forza
su Lautaro Martinez e di affiancare al centravanti argentino un giocatore che possa aiutarlo nella sua fase di crescita e ovviamente anche porre delle, diciamo, il proprio istinto da goleador e le proprie qualità qualora ci dovessero essere delle lacune che Lautaro Martinez chiaramente potrebbe avere in un percorso di crescita necessario per un ragazzo tanto giovane appena arrivato nel nostro paese. Per questo motivo potrebbe essere una soluzione percorribile per l'Inter, ovviamente questo e molto altro dipenderà anche da quello che sarà il tecnico della squadra nerazzurra, innanzitutto perché non è affatto esclusa la permanenza di Icardi con un tecnico diverso da Luciano Spalletti e con tutte le scelte che ne potrebbero conseguire, e in secondo luogo perché rimane da capire anche quale sarà lo schema tattico che l'Inter andrà ad utilizzare nella prossima stagione. Ovviamente questo dipenderà dal suo allenatore, perché se ci dovesse essere un allenatore che come Spalletti ha come dogma imprescindibile la presenza di un solo attaccante, probabilmente l'Inter virerebbe su un giocatore con caratteristiche diverse. Se invece ci dovesse essere un allenatore che utilizza uno schema che prevede la presenza di due attaccanti contemporaneamente sul rettangolo verde, allora un giocatore come Dzeko potrebbe avere una valenza più importante. Diciamo che è quasi sicuro che non gli verrà rinnovato il contratto a fine stagione a Dzeko. Sì. Beh, lui è a 2020, che non gli va rinnovato, sì, diciamo, sì. Ecco, no, sì. No, di un rinnovo però in corso, se sei in scadenza al 2020 hai bisogno di un rinnovo al 2019, no? 2020 comunque alla fine lui, cioè, ha i piedi caldi, ma lui è coperto dire. Però quindi, cioè, un giocatore vuole sapere dove andrà, perché poi cresce sempre l'età e se tu non hai un rinnovo nel 2019 dalla Roma magari vuoi andare da un'altra parte, indubbiamente, ma ci vai prima, no, no, punto. Ma sì, infatti sì, sì. Questo no, voglio dire, cioè, no, giustamente Gianluigi ha ricordato che scade nel 2020, però quest'estate è quella cruciale per Dzeko, perché chiaramente come, cioè, io penso che Dzeko quest'estate dirà addio alla Roma, sì, mi ricorda, sì, un po', lo, ma per una volontà condivisa, per altro, sì. Penso che non ci sia un braccio di ferro in cui la Roma vuole rinnovare il contratto e Dzeko invece vuole essere libero di scegliere la destinazione. Semplicemente la Roma è giunta al termine di un ciclo, evidentemente, e per questo motivo deciderà di svecchiare la rosa e magari di investire su nuovi giocatori per il reparto avanzato, magari di cercare di valorizzare chi come Schick non ha mai dimostrato sul campo con la maglia della Roma il valore di mercato che la squadra giallorossa ha sborsato per potersene assicurare le prestazioni. Sono tutte delle valutazioni che saranno da fare e ovviamente dipenderanno molto anche dal piazzamento che la Roma avrà in classifica, visto che, stando a quelle che sono state le parole di chi conosce l'ambiente dall'interno, ovvero l'allenatore della Roma Ranieri, senza Champions League si assisterà ad un esodo di giocatori dal club giallorosso. Ecco, questo è sicuramente un tema caldo. Ricorda la situazione di Dzeko con la Roma, ricorda quella di Perisic con l'Inter, secondo me. Sono due storie che sono ormai destinate a concludersi. Sì, con l'unica variante è che l'Inter probabilmente ha qualche speranza in più di realizzare di fare i soldi con di realizzare un introito importante con Perisic, o comunque una plusvalenza rispetto ai soldi che spese per acquistarlo, perché il valore di mercato di Perisic è più alto di quello di Dzeko, non fosse altro per l'età dei due giocatori. Questione stadio San Siro, perché se ne parla, se continua a parlare, allora soprattutto parla il sindaco Sala, chiaramente adesso che i tifosi hanno preso atto della possibilità di quelli che sono gli scenari, se la prendono un po' con il sindaco Sala, se la prendono un po' con le società, se la prendono un po' col fatto che nessuno comunque vuole vedere demolito uno stadio storico come San Siro, chi più chi meno, però a nessuno piacerebbe vedere questo stadio demolito. Gianluigi, qualche approfondimento in merito? Ma e poi in realtà non è che ci siano grosse notizie da parte nostra, cioè sono le istituzioni che devono prenderle congiuntamente a Inter e Milan. Noi ieri abbiamo avuto in studio una persona che ci ha parlato, sottosegretario della regione Alan Rizzi, delle difficoltà eventuali che ci sarebbero nel determinare questo progetto di demolizione di San Siro e ricostruzione in un'area adiacente del nuovo stadio, comunque condiviso da Inter e Milan, di proprietà del comune ma dato in gestione per 99 anni alle due società. Ieri ci indicavano appunto come in realtà la soluzione più plausibile sia quella di una ristrutturazione di San Siro, nonostante la volontà di Inter e Milan di fare altro, per cui sono dinamiche abbastanza complicate delle quali io personalmente non ho competenza per potermi pronunciare né in un senso né nell'altro. Penso che le valutazioni siano ancora agli inizi e che evidentemente stiano per entrare nella fase cruciale, e solo dopo ci rimetteremo a quelle che sono le decisioni da parte del comune di Inter e Milan.
Sì, perché chiaramente questa è una situazione molto delicata e che ovviamente ha delle basi di legislazione, di volontà del comune. Potrebbero delle anche esserci squadre. Dei vincoli su San Siro, nel senso che non si è ancora espressa l'apposita commissione, okay. Che potrebbe dire che San Siro non è abbattibile perché ci sono dei vincoli architettonici. Esatto, anche perché nessuno può determinarne il valore, no? Ci spiegavano. Esatto. È un terreno abbastanza scivoloso, ecco, non so. Sì, sì, è molto scivoloso. Infatti noi diciamo che la possiamo fare gli scenari dal punto di vista di tifosi del calcio, sì. E magari guardare, no, quella che è un po' l'idea che potrebbe essere nel futuro, per un futuro. Quindi l'idea romantica è quella di tenerlo. L'idea pratica e futuribile è quella di rifarlo. Forse la via di mezzo è quella che si diceva, una ristrutturazione pesante e precisa, ma ricordo a tutti che anche Wembley è stato abbattuto e riedificato, insomma. Anche i templi si possono riedificare, demolire e riedificare. Mauro Corno, esatto. La tua opinione in merito? Da tifoso comunque, da appassionato, è un bel colpo al cuore, pensare di non vedere più San Siro, insomma, uno stadio che è affascinante e quanto sia bello, insomma, non dobbiamo dirlo noi, perché comunque è anche tra l'altro un asset, perché comunque il fatto di avere comunque uno stadio di nome che attira così tanti tifosi, tanti visitatori anche dall'estero, comunque insomma è anche un monumento vero e proprio della città di Milano, quindi io non sono in grado di entrare nelle dinamiche che possono portare comunque alla sua soppressione. Ma io mi chiedo, perché Inter e Milan non pensano di farne uno ciascuno di stadio? Brava, questa è una domanda molto intelligente, non solo perché la fai tu, ma perché l'ho detto anch'io. Cioè, come dice Claudio, ma allora Mauro, se parliamo di asset, l'asset stadio diventa asset nel momento in cui è di proprietà, non nel momento in cui è del comune e viene assegnato per 99 anni al Milan o all'Inter o a tutte e due. Però questa è una pratica diffusa, direttore, anche in altri stadi che vengono considerati. No, ma la Juve ha avuto il terreno di proprietà. Sì, però per esempio l'Udinese, però lo stadio è di sua proprietà. Però ad esempio l'Udinese invece ha la concessione territoriale per 99 anni, diciamo che è una sorta di proprietà mascherata. Esatto. Sì, diciamo che c'è la differenza, perché è vero che il suolo non è quasi mai di proprietà, ma lo stadio sopra può essere appunto di proprietà per n anni o meno, mentre invece quello di San Siro non è proprio neanche di proprietà delle due squadre. C'è differenza, in questo come diceva Luisi, l'Udinese chiaramente è lo stadio sopra di proprietà, queste proprietà prolungate per tanti anni, ma il suolo su cui vengono costruite non è così. C'è uno stadio, vero Gianluigi, invece, che è di proprietà, se non sbaglio, che ne parlava proprio ieri l'assessore, si parlava di questa cosa, che c'è una società che ha costruito sopra un suolo privato, se non sbaglio è Sassuolo. Il Sassuolo l'ha comprato. Perché ha comprato terreno. Esatto. Ha comprato tutto dalla società Reggiana. Bravissimo. Calcio, che è la prima ad aver fatto lo stadio. Quindi privato. L'unico stadio al 100% di proprietà in Italia è quello del Sassuolo. Tutti gli altri hanno il suolo che non è assolutamente di proprietà, e alcuni, come la Juventus, come l'Udinese, hanno creato sopra il loro stadio di proprietà. Ora, dicevamo, Mauro, perché Inter e Milan non possono creare il loro stadio? Ciascuna squadra, come in tutte le grandi capitali, uno stadio comunque ti ricorda le partite epiche, voglio dire, a me. Sì, perché non si sa. Noi due ci ricordiamo quando hanno abbattuto il Sarriá, che per noi italiani è fondamentale, cioè ci siamo rimasti male. Immaginiamo se dovessero abbattere San Siro, che sarebbe veramente tremendo. A livello personale sarebbe tremendo, ma penso di rappresentare. Ma lasciamo perdere, mettiamo che. Ma perché non ci può essere l'ipotesi che San Siro rimanga tale, non si abbatta, e in altre zone della città di Milano venga costruiti due stadi? Assolutamente orribile. Le società devono mettersi in testa di tirar fuori i soldi per comprare il terreno e farselo allo stadio. Non con gli aiuti comunali o con le concessioni. E questo è il concetto. Difatti potrebbe benissimo restare San Siro e le società Milan e Inter autonomamente vanno a
comprare dei terreni, si parlava di uno stadio a Sesto, ricordate, per l'Inter, sì, no? Ma non solo, ma poi è un'anomalia tutta italiana, quella di avere lo stadio in cui giocano due squadre della stessa città, eh. Se andiamo all'estero, ogni società ha il suo stadio, il proprio stadio, non è che si... Infatti, questa è la cosa stranissima, che comunque, voglio dire, Inter e Milan sono società che comunque hanno anche una valenza internazionale, non è che stiamo parlando di società limitate alla situazione italiana, quindi per questo mi chiedo perché, visto che sono due squadre riconosciute anche a livello internazionale, non perché si organizza. Perché costa tanto, troppo costoso. Anche se lo stadio di proprietà ti dà tanti utili. Tanti utili. Però in questo momento non è questa l'ipotesi paventata. No, almeno che io conosca, che noi conosciamo, no. Mi pare proprio eppure di no. C'è questo esempio della Juventus che dovrebbe fare un po' riflettere, perché la Juventus con questo stadio di proprietà ha incrementato di tanto. E certo, anche perché lo puoi costruire, non devi demolire intanto un monumento, comunque uno stadio che potrebbe essere utilizzato magari per altri scopi, insomma. Sai, la Juventus doveva demolire il delle Alpi che non piaceva a nessuno, che aveva la pista intorno, è stato più facile, non ci sono stati risentimenti popolari per questa decisione. Invece, insomma, pare che i tifosi non siano tanto d'accordo. No, i tifosi, ma anche quelli che ci hanno giocato. Io ho visto ex calciatori, gente che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale e di San Siro in particolare, che è afflitta e dice speriamo proprio di no, sono contrario. Però adesso la situazione è magmatica, mi pare che nulla sia stato ancora deciso, no. E che si navighi a vista tra una possibilità e altre che magari non sono ancora però state esplorate. Però quello che mi chiedo è necessario comunque una decisione, perché pare che da qui a fine di aprile vada presa una decisione. Sì, sì, ma la decisione può essere benissimo, potrebbe essere benissimo quella che tu hai auspicato, cioè quella di tenere San Siro e di costruire altrove, ma non sarà anche così. Anche se non sarà così. Non sarà così, secondo me si va verso l'abbattimento di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio, sì, adiacente. Fredo, quando sei pronto andiamo sul giro di panchina su Antonio Conte. Quando sei pronto? Quando vuoi tu. Ora. Quando vuoi tu. Ora. No, guarda, il giro di panchina in pratica è finito, perché... Guardiola ha detto anche col blocco io resto qui, tra l'altro Guardiola guadagna 20 e passa, col blocco mi riferisco al mercato del City. Simeone ha rinnovato, Klopp è strablindato, Pochettino, chi ci ha provato, è stato respinto dal Tottenham. C'è questo punto di domanda Chelsea, Emery sta facendo bene all'Arsenal, è in lizza per l'Europa League e per un posto in Champions, quindi le abbiamo finite, è rimasto il Chelsea. Il Paris Saint-Germain ha pronto il rinnovo per Tuchel fino al 2021. C'è un piccolo punto di domanda, ma piccolo, su Kovac, che ha resistito a Monaco di Baviera alle intemperie tra settembre e novembre. Adesso la squadra si è ripresa, mi riferisco soprattutto al campionato. Quindi le abbiamo finite. Ci sono rimaste, con tutto il rispetto, le panchine di seconda fascia, di terza fascia, non faccio neanche i nomi. Quindi non panchine per Conte. Resta il ritorno in Italia, che è un ritorno che ci giocheremo da qui, secondo me, a un mese, da qui a fine aprile, con un sondaggio che c'è stato da parte della Roma, che sta braccando Sarri ma non ha rassicurazioni. Conte alla Roma, per quanto io ne sappia, ha detto perché no, parliamone, ma lui non può attraversare un altro anno sabbatico, lo ha detto perché vuole tenersi aperte più. Vuole tenere aperta una porta, ma possibilmente anche la seconda. Ricordiamo che in queste ore è cominciato il faccia a faccia col collegio arbitrale per quel famoso contenzioso col Chelsea, ballano una ventina di milioni secondo quelle che sono le sue aspettative, il contratto col Chelsea in scadenza, quindi quali possono essere gli scenari? La Juve, ne abbiamo già parlato, lo ha sondato, ha chiarito con Agnelli, però attenzione, perché se Allegri dovesse vincere la Champions, le carte sarebbero tutte in mano di Allegri, che potrebbe chiedere e avere anche 13-14 milioni di ingaggio, perché avrebbe fatto tutto quello che gli avevano chiesto più uno, e ritengo abbastanza complicato immaginare che Conte possa subentrare, visto che di solito lui subentra nelle rovine, dopo le rovine, per ricostruire, a un allenatore con un ritorno dopo che il suo predecessore, facciamo questo gioco, ha vinto la Champions. L'Inter è un'opzione aperta sicuramente, anche se Suning nella sua filosofia non vuole buttare a mare un contratto che scade nel 2021, lungo, oneroso e importante quello di Spalletti, ma è un'opzione aperta per il suo rapporto con Marotta. Io non parlo del Milan semplicemente perché le carte ce le ha in mano Gattuso.
Coppa Italia e Champions dovrebbe succedere un qualcosa al momento di inimmaginabile, lo mettiamo come scenario, ma il discorso è chiama in causa soprattutto Inter e Juve. Simona Marchetti, il cerchio si stringe, in Europa si stanno sistemando, l'Inter o salta Spalletti, ma se salta Spalletti l'Inter dovrà tirare fuori tanti soldi. Qui il cerchio si stringe, la ruota mi sembra una ruota che inizia a fermarsi. C'è il Chelsea, Alfredo ha spiegato, la Roma cerca allenatore, la Fiorentina chiude come ha specificato Alfredo nonostante poi sia stato insultato e minacciato con Di Francesco. E c'è il discorso, poi bisogna capire come chiude la Juventus e cosa farà il Milan. E poi in questo giro si è dimenticato uno come Mourinho, che anche lui è uno che sta aspettando. Di trovare posto. Adesso è venuta fuori la storia del Lione, che francamente adesso, con tutto il rispetto per il Lione, non me ne vogliano, però insomma, che Mourinho passi dal Manchester United al Lione, anche no, cioè nel senso, ci piace. Non lo so, l'allenatore del Lione quando Mourinho, Simona, volevo soltanto aggiungere che ha avuto un sondaggio, del Bayern e un sondaggio del PSG. Che però ha deciso di andare avanti con Tuchel, manca con soltanto Tuchel. L'annuncio. Il Bayern in questo momento non ha deciso, quindi può darsi che la sua dorata liquidazione da 22 milioni possa comprendere anche un anno sabbatico, perché anch'io al Lione ci credo poco, fermo restando che poi ognuno può decidere cosa fare in futuro. Sì, no, è vero, hai ragione, infatti, comunque sono i due allenatori diciamo più importanti in questo momento senza panchina, cioè Conte e Mourinho da un punto di vista. Comunque adesso sta disprezzando, c'è un bellissimo albergo che è il Cour de Loche. Cioè no, per carità, ma Lione dà tutto quello che vuoi, però per uno che... adesso, Lione, lo buttate così, per là. Ma no, Lione è una città bellissima. Beh, ci siamo qua io e Davide, se nessuno vuole andare al Lione, no, noi siamo disponibili. Ma infatti l'allenatore attuale del Lione, quando gli hanno detto la possibilità che venga Mourinho, ha detto per me sarebbe un onore. Stiamo scherzando, ma mi sembra giusto che Mourinho ovviamente possa e debba puntare a qualcosina di diverso rispetto all'Olimpico Lione. Andiamo da Dionigi, però per fare una riflessione su Conte. Conte potrebbe essere il classico ritorno clamoroso alla Juventus, ma non avrebbe tanto senso. No. Ma Allegri dove andrebbe, scusa? È una vergogna! Bravo, ha ragione, è una vergogna. Allora, ha ragione Antonio. No, penso che alla Juve non avrebbe un senso, anche perché, ma anche se non dovesse vincere la Champions, Allegri. Io penso di Conte, per quel poco che lo conosco, lui è un animale da campo, passatemi il termine, e quindi la lontananza, come tutti gli allenatori, ma lui ancora di più, per come è fatto si fa sentire, quindi spingerà, penso, per trovare sicuramente qualcosa. Lo vedo, come è stato detto, per uno che ricostruisce dalle macerie dove si è fatto male, perché è molto bravo in quello. A ricaricare tutto l'ambiente. A caricare l'ambiente, quindi potrebbe essere la più indicata oggi, potrebbe essere l'Inter, no? Se parliamo un po' di... Oppure la grandissima scommessa a Roma. O grandissima scommessa a Roma, le cose più sì, abbordabili però lui, per lui. Sì, sì. Però lui poi lì ti chiede un budget. Lì stavo arrivando. Beh, non è che dice vabbè, l'Inter facciamo un gioco, l'Inter conferma Spalletti, però, la Juve come dite voi, la Roma ti chiede quanto mi spendi sul mercato, va via Dzeko, Zaniolo deve rinnovare, poi no, e lui senza il budget non si presenta, Alfredo, neanche all'appuntamento. Se mi permetti, se ti ricordi quando fondò la Juve di adesso, che è un po' la Juve di Conte, come mentalità, come voglia di lavorare. Se prendiamo quella Juve, all'inizio aveva dei giocatori che molto probabilmente nessuno avrebbe detto che vinceva però lo scudetto. Era la Juve, Davide. Eh? Però era la sua Juve. Era però la sua, era Juve, la sua, sì. Juve che arrivava da un anno orribile ed è già una cosa diversa. Da allora lui ha vinto in Italia e all'estero e chiaramente non ha ragione Simona. Io non vedo, cioè Conte un altro anno sabbatico dopo due mesi impazzisce. Esatto. Sì, sì. Però deve avere le garanzie giuste per poter tornare. Dopo lui a ottobre secondo me non saprebbe dove andare, perché questo lo ha voluto il sabbatico fino a giugno 2019. Il prossimo sarebbe una deminuzia e quasi una condanna. Però deve avere le garanzie, altrimenti non si presenta da nessuna parte. Certo.